Quando il peggio sembrava ormai passato e che la riapertura della statale 34 fosse ormai questione di giorni, altro materiale è caduto nella notte dalla frana di Cannero Riviera, un imprevisto che ritarda ulteriormente i lavori. Slitta così la riapertura almeno di una settimana. La notizia è arrivata questa mattina dal geologo Italo Isoli, direttore dei lavori sul difficile cantiere, durante la riunione convocata in prefettura per fare il punto della situazione. Il quadro emerso è tutt'altro che confortante. L'intervento che la ditta incaricata dal comune con i fondi messi a disposizione dalla regione sta portando avanti, lavorando, è doveroso precisarlo, 7 giorni su 7, e anche con la pioggia è estremamente difficile. Il terreno è ripido, la vista d'occhio da sopra la frana è da vertigine. Lavorano rocciatori esperti che si occupano di sganciare massi e materiale pericolante e farlo cadere a valle. Nelle pause dei rocciatori l'ANAS può rimuovere ciò che cade dalla montagna. Isoli ha replicato le tante voci circolate in questi giorni, soprattutto su chi lamenta che non ci siano abbastanza uomini impegnati sul cantiere. Non potrebbe essere diversamente per ragioni di sicurezza in una situazione di grande pericolo. Gli operai non possono essere troppi e possono lavorare con un solo ragno. Solo grazie alla professionalità di chi sta operando sul posto si è evitato il peggio, quando nei giorni scorsi si sono staccati dei massi improvvisamente mentre i rocciatori erano al lavoro. Il nuovo imprevisto ha le dimensioni di un masso pericolante di 20 metri cubi. Inizialmente viene alleggerito il versante sopra per poi intervenire sul masso che minaccia una delle 3 case sotto il livello della statale già evacuate e sulle quali è finito materiale sia in occasione della frana che durante i lavori. Stabile al momento invece la situazione della casa che si trova sul ciglio a 30 centimetri esatti dall'origine della frana, anch'essa evacuata. Al momento non si può prevedere con certezza quando l'intervento, per il quale la regione ha stanziato 90.000 euro e 150.000 l'ANAS, permetterà almeno il passaggio a senso unico alternato sulla statale. Il prefetto ha accolto le sollecitazioni arrivate dai sindaci di Verbania Silvia Marchionini e Gian Domenico Albertella di aggiornare quotidianamente sullo stato della situazione, che appare sempre più drammatica, con gli abitanti di Cannobbio che vivono in uno stato di quasi isolamento da 3 settimane, i disagi dei frontalieri e anche dei commercianti verbanesi. Inoltre i comuni stanno sostenendo costi altissimi per i battelli messi a disposizione per lavoratori e studenti. Solo il collegamento per le scuole di Verbania costa al comune di Cannobbio 1.300 euro al giorno. Sono in carcere a Verbania e Torino, condannati rispettivamente a 1 anno e 2 mesi e a 6 mesi di reclusione i 2 truffatori di anziani arrestati dai carabinieri lo scorso 23 ottobre dopo un inseguimento in A26 finito con lo speronamento di un'auto civetta dei militari. Emiliano Di Glaudi, 42 anni, e Anna Cena, di 43, i 2 truffatori degli anziani. I carabinieri del nucleo investigativo del capitano Giovanni Della Sala li ha assicurati alla giustizia, ricostruendo con un'approfondita attività di indagine il loro curriculum criminale. Sono 13 le truffe messe a segno approfittando della buona fede delle loro vittime per un totale di 200.000 euro tra contanti e monili in oro. Ma potrebbero essere molti di più, dal momento che spesso c'è reticenza nel denunciare di essere stati truffati. Per questo i carabinieri invitano chiunque riconoscesse nelle foto segnaletiche dei 2 sinti residenti nel torinese i 2 truffatori a denunciarli subito. I 2 entravano nelle case sostenendo di essere amici o lontani parenti dei figli o dei nipoti delle vittime, con la scusa di farsi custodire dei gioielli o di vedere i pavimenti. La donna fingeva di essere incinta. Poi sparivano con soldi e gioielli. Il 23 ottobre scorso un'anziana di Domodossola, avvicinata dai 2, aveva però compreso che si trattava di 2 truffatori e chiamato i carabinieri. I militari si erano messi subito sulle loro tracce, ne era nato un inseguimento terminato con uno spaventoso incidente alla barriera di Arona dell'A26 con 3 carabinieri feriti. Le truffe compiute dai 2 risalgono ai mesi tra agosto e ottobre a Verbania, Baveno, Stresa, Domodossola, Lodi e Borgomanero. Continua l'ondata di furti che sta colpendo diversi comuni nel Vicioli e nel Novarese. A questa triste regola non fa eccezione Gravellona Toce, dove nelle ultime settimane c'è stata un'escalation di furti in appartamenti, villette e garage.
un fenomeno che ha spinto il consigliere leghista Mario Geraci a chiedere un intervento immediato da parte dell'amministrazione e delle forze dell'ordine. Dobbiamo assolutamente, così l'esponente cittadino del Carroccio, implementare il servizio di videosorveglianza in città, pagare straordinari alla polizia municipale e pattugliare il territorio nelle ore notturne. Se non bastano le forze dell'ordine, siamo pronti ad organizzare ronde volontarie coinvolgendo tutte le associazioni presenti sul territorio per aiutare polizia e carabinieri segnalando persone sospette. Purtroppo questa maledetta crisi economica porta molte più persone a delinquere. Ho ricevuto, aggiunge Geraci, molti messaggi di ragazzi pronti a vigilare e rendersi utili per la sicurezza dei nostri cittadini. I cittadini ci chiedono sicurezza e bisogna per questo intervenire al più presto. Le famiglie non si sentono più al sicuro. Vogliamo vedere pattuglie vigilare la nostra città durante tutta la giornata e invece di assumere personale dell'ufficio tecnico sarebbe meglio implementare il personale della polizia municipale, conclude il consigliere leghista. Il sindaco da parte sua assicura che tutti sono al lavoro per garantire la sicurezza della comunità gravellonese. Abbiamo organizzato dei turni serali per gli agenti della municipale, ci siamo confrontati con le forze dell'ordine e non siamo assolutamente con le mani in mano. Dico però di non cavalcare troppo il problema, è giusto che ognuno sorvegli la propria abitazione anche di notte, ma sono contrario a ronde che poi possono creare problemi di altro genere, spiega Morandi. Basta un SMS per vincere la paura. Presentato questa mattina a Villa Taranto il nuovo progetto avviato a livello nazionale contro bullismo e spaccio. Il numero è il 43002. Chi vuole chiedere aiuto o segnalare una situazione critica può mandare un messaggino. Subito la segnalazione arriverà alla sala operativa della Questura che si attiverà immediatamente. Sì, è un programma nazionale del Ministero dell'Interno, del Ministro dell'Interno, per cui diciamo, con uno strumento normalmente utilizzato dai ragazzi, il telefonino, si può, appunto facendo questo numero, il 43002, segnalare eventuali episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti o di disagio in generale. È uno strumento appunto che si avvicina ai giovani, attraverso i quali appunto si ritiene di facilitare questo contatto con le forze di polizia in via preventiva, cercando di frenare i fenomeni prima che possano diventare più gravi. Materialmente si fa questo numero, bisogna indicare la provincia da cui proviene diciamo, il messaggio, in modo tale che il software nazionale possa poi indirizzare alla sala operativa della Questura che riceverà e quindi c'è la possibilità poi di un intervento addirittura in tempo quasi reale rispetto alla segnalazione. Per avviare questa campagna anche nel VCO si sono ritrovati in prefettura il questore del VCO, Vincenzo Dagnano, il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Luca Politi e il colonnello Giovanni Viglianti, comandante provinciale della Guardia di Finanza. I rappresentanti delle forze di polizia, ha detto il prefetto, sono già presenti nelle scuole offrendo consigli e rassicurazioni ai ragazzi. È emersa inoltre la necessità di coinvolgere maggiormente le famiglie in questi progetti in futuro. Le ruspe hanno abbattuto l'ex Camera del Lavoro a Intra. Come da programma dell'edificio in piazza Fratelli Bandiera, ora rimangono le macerie. Da anni quello che ormai era un rudere suscitava polemiche e anche preoccupazione, non solo per la mancanza di decoro, ma anche per la pericolosità di una struttura che rischiava di cadere. Le precedenti amministrazioni di Claudio Zanotti e di Marco Zacchera avevano provato a trovare una soluzione con progetti di recupero come quello dell'architetto Arroio per il teatro di Zanotti. Strade che però si sono sempre rilevate non percorribili, soprattutto per i costi elevati e la scarsa funzionalità degli spazi. Ora la zona sarà sistemata e saranno realizzati nuovi posti auto. L'intervento è stato compiuto dall'impresa Castellitti come previsto dall'accordo con il Comune per il cambio di destinazione d'uso di volumetrie per un edificio in via Müller a Intra. L'impresa deve infatti realizzare opere di pubblico interesse per un valore complessivo di circa 700.000 euro. Oltre all'abbattimento dell'ex Camera del Lavoro, l'accordo prevede anche la sistemazione dell'ex Carolina Albazzi di Corso Cairoli, già sede dell'ufficio scolastico provinciale, con l'allestimento chiave in mano della nuova farmacia comunale. Si è cancellata così una testimonianza della storia verbanese che però l'amministrazione comunale promette di far rivivere con una serie di iniziative come mostre e convegni. L'edificio fu infatti la sede storica della CGIL.
Comune di Crodo e Unione Montana dell'Andifor comparteciperanno assieme alla provincia al finanziamento dei lavori di completamento del convitto di Crodo e quanto emerso a margine della cerimonia svoltasi nel fine settimana nel centro antigoriano per festeggiare i 35 anni di attività della scuola montana. Per realizzare le 54 camere previste dal progetto servono 400.000 euro. I fondi al momento non sono nelle disponibilità né della provincia, del VCOE, neppure del comune. La compartecipazione aprirebbe la strada ad un altro progetto, il coinvolgimento di una fondazione. Questa potrebbe sponsorizzare il progetto, vista anche la valenza della scuola agraria a livello formativo. Ad oggi sono 143 gli studenti che frequentano l'Istituto Fobelli, di questi 45 usufruiscono del convitto, 20 sono i convittori che risiedono oggi fuori dai confini del Verbano Cusiossola. Nel convitto al pian terreno, unica struttura completata, ad oggi trovano casa le cucine e il refettorio. Qui pranzano, oltre agli studenti dell'agrario, anche i giovanissimi studenti delle scuole medie ed elementari. Inoltre la struttura, ha spiegato Paola Marchi, dirigente scolastico a Crodo, fornisce la colazione e la cena per i ragazzi del convitto, studenti che invece pernottano ancora presso l'albergo Valle d'Oro. I vecchi locali mensa sono diventati aule didattiche e spazi laboratorio, progetti che hanno permesso alla scuola antigoriana di crescere nella sua offerta formativa. Vale la pena sottolineare infatti che la scuola, nata nel 1979 quale sede staccata dell'agrario di Trino Vercellese, è oggi una realtà importante nel panorama scolastico provinciale. Ogni anno forma con successo tecnici a sostegno dello sviluppo dell'agricoltura e della foresta dell'area alpina. Oltretutto la scuola dà modo agli studenti di applicare sul campo la teoria imparata sui banchi. Questo grazie al vigneto e alla cantina realizzate nel tempo, a cui poi si sono aggiunti il birrificio e il caseificio, da non dimenticare anche il frutteto e l'orto. Asfalto drenante per la statale 33 del Sempione. La richiesta ad ANAS è stata ribadita dal consigliere comunale domese Massimo Di Bari con una missiva nella quale si ricorda che già nei mesi scorsi le amministrazioni di Domo, Villa, Crevola, Piedimulera e Toceno si erano espresse per chiedere l'introduzione per la strada in questione di pavimentazioni con effetto drenante, prendendo spunto dalla legge 85 del 2001 che prevede la progressiva generale introduzione di questo tipo di manto stradale nelle autostrade e nelle strade extraurbane. Il consigliere Di Bari ricorda che la statale 33 attraversa un territorio caratterizzato da un livello di piovosità tra i più elevati d'Italia, sottolinea la strategicità turistica dell'infrastruttura per laghi e montagna e ancora evidenzia l'elevato flusso di pendolari che quotidianamente ne usufruiscono. Di Bari chiede anche ad ANAS un incontro con le amministrazioni che hanno avanzato le richieste. Per la cronaca, la questione della copertura della superstrada, lo ricordiamo, è annosa. In caso di pioggia sono tante le pozze segnalate, per non parlare dei buchi, a volte piccole voragini, che si formano, buchi che spesso vengono nascosti dalle pozze e che risultano decisamente pericolosi per gli automobilisti. C'è unanimità di intenti sulla richiesta di poter aprire un reparto hospice all'interno della struttura dell'ex ospedale di Arona. Dopo il Consiglio Comunale di Arona, che si è espresso all'unanimità, c'è anche il sostegno della richiesta da parte dei sindaci del distretto di Borgomanero. Conferma il presidente Dario Piola, sindaco di Invorio. Già lo scorso anno i sindaci di Borgomanero avevano stimolato l'assessore alla sanità piemontese per il mantenimento di posti letto in tale struttura. Per ottenere questo risultato occorre unanimità di intenti. In questa direzione Piola e Alberto Gusmeroli, questa nella doppia veste di sindaco di Arona e presidente dell'assemblea dei sindaci dell'ex USL 53, si sono detti disponibili per un'azione comune. Il Consiglio Comunale di Arona si era espresso in tal senso sia con i voti della maggioranza che con quelli della minoranza. Sinora i posti ospiti in provincia di Novara sono solo 10 e dislocati a Gagliate. Altri 10 dovrebbero essere utili per l'Alto Novarese. Gusmeroli, nell'ultima seduta consiliare, aveva letto una lettera inviata da Attilio Saitta, assessore alla sanità del Piemonte, per la richiesta di apertura di un reparto all'interno della Santissima Trinità per la cura degli ammalati oncologici. Proprio Saitta, però, in questi giorni ha affermato: «Mi vengono chieste aperture di reparti e addirittura di nuovi ospedali. In momenti in cui sono in atto tagli per il contenimento delle spese, sono proposte che non possono essere prese in considerazione». Saitta però, con le sue parole, non fa riferimento specifico al caso dell'hospice di Arona, che era già stato promesso prima della chiusura dell'ospedale.
Sempre più marcata è invece la voce che vuole un taglio di 40 posti letto nell'ospedale di Borgomanero, tanto che il sindaco di Invorio ha affermato una prima ipotesi da discutere con i vertici della sanità regionale e il mantenimento dei 250 posti letto all'ospedale di Borgomanero. Si è svolta lo scorso sabato 6 dicembre al Palazzo dei Congressi la cerimonia di consegna del premio Stresiani Benemeriti 2014 in occasione dei festeggiamenti per Sant'Ambrogio, patrono del comune borromaico. Il riconoscimento quest'anno è stato consegnato a Gian Piero Zanzi per il suo impegno nella cultura e nella promozione dell'arte contemporanea e per essere presidente dell'associazione italo-tedesca Spirito del Lago. Da 18 anni l'associazione organizza all'Isola Bella una rassegna d'arte contemporanea e negli ultimi anni anche a Stresa presso lo spazio Luparia e in questi 18 anni di attività ha visto esporre i più grandi artisti del settore. È una manifestazione che secondo me aveva tutti i criteri per essere comunque imposta a livello territoriale perché ha dei meriti acquisiti che ormai devono essere anche affermati. Ormai da diversi anni l'amministrazione ha istituito lo Stresiano Benemerito. Si intende premiare un cittadino che si è particolarmente distinto nella vita sociale, culturale, economica della città. Quest'anno il riconoscimento va a uno stresiano, Gian Piero Zanzi, che devo dire con grande impegno e in silenzio svolge un'attività culturale di altissimo livello per la città di Stresa. Stresiani Benemeriti 2014, anche il coro Mottarossa di Magognino del maestro Angelo Balzari, che nel 2014, oramai gli sgoccioli, ha festeggiato i 40 anni di attività. Infine sono stati consegnati i premi del secondo concorso fotografico promosso dalla Biblioteca Civica Andrea Zappelloni, che quest'anno ha avuto come titolo La macchina fotografica in cucina. Gran finale con il gruppo valtellinese di Sondrio, Colors, che nel capoluogo borromaico ha presentato il nuovo album di musica leggera Colors of the Forest. Manca la neve, ma le temperature non sono particolarmente fredde e anche quest'anno si preannuncia una grande manifestazione, questa 3 giorni dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Da 2 a 3 giorni per una manifestazione che richiamerà migliaia di visitatori anche quest'anno. Sì, proprio così, e del resto oggi già abbiamo visto un grande successo di pubblico. Domani, domenica, è previsto praticamente il grande afflusso, il tutto esaurito, siamo pronti. 200 bancarelle, ma anche molti altri appuntamenti collegati ai mercatini di Natale. Ma sì, 200 bancarelle, 10 eccellenze artigiane, fiore all'occhiello dei prodotti del territorio non gastronomici, ma mercatini per tutte le età, per le famiglie, per grandi, piccini, famiglie che possono anche avere da quest'anno una novità, un desk, un punto da lasciare i loro bambini per visitare anche un po' con disinvoltura il mercatino e lasciare loro sfogare con giochi natalizi, letterine, favole nel vecchio municipio. Ma per non dimenticare tutti gli appuntamenti itineranti che vanno dalla Bandella ai Dixieland, ai Corni d'Alpe, e domenica proprio una punta di diamante molto richiesta e molto amata dai bambini, ma non solo, la sfilata dei cani bernesi. Tantissimi volontari, una grande macchina organizzativa che si avvale anche della collaborazione comunque delle ferrovie vigezzine per cercare di gestire questo grande afflusso. Assolutamente sì. Eccolo qui, quello che vedete è un piccolo presepio in legno che arriva dalla Vallestrona, ma soltanto uno degli 850-900 presepi che sono presenti qui alla mostra del Forum, allestita grazie alla passione e all'amore anche che ha per i presepi il dottor Sergio Viganò. Ma com'è nata questa passione per i presepi? È nata più di 20 anni fa, non con il regalo di un presepe, ma del San Francesco che potete vedere all'inizio della mostra con tutti i presepi dell'Italia. E poi per caso ho cominciato alla collezione, appassionarmi nei viaggi, poi gli amici sapevano della mia passione, quindi hanno regalato molti di questi presepi. Ecco, qui ci sono, abbiamo detto, presepi di tutto il mondo, Africa, Sud America, addirittura da paesi impensabili, dove appunto la presenza cristiana è minima, sono poche migliaia di cristiani, davanti a milioni invece di persone che professano altre religioni. Possiamo dire quali sono
i paesi che sono rappresentati qui in questa mostra? Sì, diciamo che la maggioranza del Sud America è il Perù, perché sono più di 200 presepi, però anche lì l'occhio attento può verificare di come si è variata la fattibilità del presepe. Da prima erano tutte le facce naturalmente rappresentate, quelli degli indios, che poi si sono un po' più acculturati, hanno cercato altre forme, altri materiali che non sono la ceramica. Però abbiamo tutti i presepi che io sono molto legato, anche quelli della Russia, della Lettonia, dell'Uzbekistan, del Kirghizistan e dell'Armenia. Particolari poi sono le due natività della Turchia, in cui non ha rappresentato il bambino Gesù, perché nel loro credenza comunque aspettano ancora il Messia, che comunque lo stimano come profeta. E poi quello del Venezuela, in cui Gesù bambino abbraccia Giuseppe. E questo non è un errore, ma va rimandato alla storia dei Vangeli apocrifi. Bene, allora vogliamo anche ricordare che la mostra resterà aperta sabato e domenica al pomeriggio, e poi resterà aperta tutti i giorni fino alla fine di febbraio, o tutti i giorni con gli orari del forum, ovvero dalle 9.30 alle 12.30, al pomeriggio dalle 15 alle 18. La provincia è piccola, però i campioni sono grandi e sono davvero tanti. Ci si accorge durante l'anno, quando li seguiamo nelle loro imprese sportive, ma soprattutto alla fine dell'anno quando vengono premiati. Sono più di 50 gli atleti che il CONI della VCO premia in questa occasione, per questa grande festa, questo galà dello sport. Una bella soddisfazione, insomma, dirigere una provincia con così tanti talenti. Sì, sicuramente i ragazzi del nostro territorio ottengono degli ottimi risultati. Siamo anche da un certo punto facilitati, perché gli sport dell'acqua la fanno un po' da padrona, ma anche gli sport della neve, e poi abbiamo anche, per quanto riguarda il Comitato Paralimpico, il nostro GSH Sempione, che è sicuramente sempre un gruppo che conquista parecchi successi. Quindi non esiste più il CONI purtroppo a Verbania, siamo il Comitato Regionale con la sede di Verbania, però stiamo lavorando assieme a tutti gli altri comitati per continuare queste premiazioni, che è un giusto riconoscimento per i ragazzi e per il loro impegno. Che cosa fa, che cosa si potrà fare soprattutto in futuro, pur sapendo le infinite difficoltà di natura economica, di natura anche logistica e organizzativa, per promuovere sempre di più l'attività sportiva nella nostra provincia? Sì, il CONI sta attivando un nuovo progetto che si chiama Sport di Classe. È un progetto che permette a dei tutor, degli insegnanti laureati in scienze motorie, di entrare all'interno del mondo della scuola, in modo particolare nelle scuole primarie, ed essere di supporto alle insegnanti facendo un po' di lezioni, ma anche facendo della formazione. Quindi in questo modo si cerca di andare a colmare quella lacuna legata un po' all'attività motoria nella scuola primaria, e affiancare alle insegnanti degli esperti per cercare di invogliare i ragazzi, i bambini, a fare attività sportiva. La festa dello sport non è un evento fine a se stesso, ma sport fa rima davvero con solidarietà, almeno nella provincia del Verbano così ossola, tant'è vero che questa manifestazione è organizzata anche per aiutare in qualche modo e promuovere le attività di Telethon. Ma in che modo, anche nel corso dell'anno e non solo in questa occasione, lo sport e Telethon vanno a braccetto? Lo sport e Telethon vanno a braccetto da tantissimi anni, ma specialmente nella nostra provincia. Durante l'anno facciamo molte attività sportive con le associazioni sportive, tra cui mettiamo anche il calcio, la podistica, il ciclismo, cioè è un binomio ricerca e sport, questo nella nostra provincia, e ovviamente tutto questo serve per sensibilizzare ovviamente la ricerca sulle malattie rare genetiche, e lo sport serve per migliorare anche gli atleti, per far capire le problematiche di queste persone. Lorenzo, una bella serata qui gestita dal Fomarco Calcio, perché un campione come te ha raccontato le sue esperienze, ma soprattutto la cosa più bella, ha dimostrato una grande umiltà che non è da tutti. Tu hai detto che i tuoi compagni più o meno giocatori sono tutti così, ma davvero per noi questa sera hai rappresentato qualcosa di speciale. Mi fa piacere, sono contento e ringrazio Maurizio. Credo che l'opportunità sia stata per me di poter raccontarmi insomma in questa serata, poter rivedere negli occhi di questi ragazzini ciò che provavo io anni e anni fa,
E fondamentalmente il calcio mi ha insegnato tanto, ma la cosa che più mi ha insegnato è quella di essere sempre se stessi e di rimanere quello che in passato eri. È stato bello anche vedere l'interesse dei giovani, che magari diventeranno gli squiz del futuro, glielo auguriamo, così interessati anche ai tuoi aneddoti simpatici che ci sono stati tra la Juventus e il Chievo, no? È bellissimo anche quello. Sì, infatti è stata una bella serata, sono partecipazione da parte dei ragazzi e questo credo che sia l'elemento fondamentale, non sempre magari si riesce ad interagire e a saper trasmettere qualcosa. Spero in questa serata di aver lasciato un qualcosa a loro e di poter prendere magari anche una piccola parte e tenersela con sé per il loro futuro. A me hanno regalato tanto perché, come ti dicevo prima, rapportarmi con loro è sempre un qualcosa di fantastico. La tua carriera è stata bella perché hai giocato una partita da festa a scudetto, una finale di Coppa Italia, hai vinto un campionato di B, la tua ultima partita da capitano del Chievo era l'ultima partita di Zanetti. Vuoi raccontarci così velocemente il primo aneddoto che ti viene in mente di questi anni, simpatico o magari anche non simpatico, che ti balza in testa adesso? Quello che raccontavo prima del mio esordio in Coppa Italia, quando Rampulla si fece male e mi resi conto che dovevo entrare in campo quando Lippi mi chiamò in causa. Da giovane sprovveduto e incosciente alla realtà di avere delle movenze che non sembravo neanche io, ero talmente emozionato ad entrare in campo che mi sembrava di essere entrato in un corpo di un'altra persona. We'll be right back.